Devo dire che ieri l'intervento di Gentiloni e devo dire anche gli interventi che lo hanno preceduto di altre personalità rilevanti del partito hanno offerto finalmente una idea non solo della nostra comunità ma anche del Paese. L'intervento di Gentiloni che ha chiesto dal soglio autorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri maggiore attenzione ai problemi ambientali. Tutti sanno che la mia area del partito è l'unica con una vocazione ambientalista netta, nitida, e quindi per noi è stato un segnale di apertura importantissimo, ed è altresì importante, credo per tutti, soprattutto qui da Napoli, che Gentiloni abbia parlato della necessità di porre al primo posto dell'agenda politica italiana la questione meridionale, la questione del Mezzogiorno. Anche questo è un elemento rilevante. Terzo punto che Gentiloni ha affrontato con intelligenza, in maniera condivisa con credo quasi tutti noi, è la necessità che la coalizione del centro-sinistra vada dai centristi dell'Unione di Centro fino a Sinistra Italiana, se possibile. Non sarà facile. Ho già detto che, essendo io certamente uno che non si candiderà al Parlamento ma rimarrà Presidente della Regione Puglia, sono a disposizione per fare un lavoro di cucitura tra l'isolamento del PD determinato da questi anni, diciamo, non felici, e tentare di riaprire un discorso con tutti quelli che se ne sono andati anche recentissimamente. Io insisterò perché anche con Pietro Grasso si riapre a un dialogo, perché non si può liquidare l'uscita dal partito di una personalità come lui con rassegnazione o peggio con indifferenza.